Ciao a tutti, siamo qui in Assemblea Capitolina, oggi in sede di discussione sul bilancio di previsione 2014. Ci sono qui a trovare i nostri portavoce ai municipi e i nostri portavoce al Parlamento Europeo. Siamo qui con Paolo Ferrara, portavoce al Municipio 10 ad Ostia, e Dario Tamburrano, nostro portavoce al Parlamento Europeo. Questa dimostrazione, se mai ce ne fosse ancora bisogno, di quanto il Movimento 5 Stelle sia un movimento orizzontale, senza filtri, senza gerarchie, dove tutti i portavoci si parlano e discutono tranquillamente dei temi del bene comune per i cittadini. Devo dire che non mi capita molto spesso di partecipare, questa è la seconda volta anche per gli impegni che abbiamo nel municipio, e ho apprezzato molto la fase di ascolto, la vostra fase di ascolto, che praticamente se è a livello 10 quella degli altri è a livello 0, cioè siete gli unici che in assemblea ascoltate gli altri e partecipate ai lavori, mentre gli altri consiglieri girano a vuoto. Ho visto anche un bel ditino alzato, ditino abbassato da parte del capogruppo Panegaldo, che indica appunto che cosa devono votare le persone che non ascoltano e non partecipano ai lavori consigliari. Questo è stato molto istruttivo e ci fa comprendere anche il grado di attenzione e di lavoro che mettono questi consiglieri sulle tematiche che vengono a trattare in quest'aula. È indicativo. Ciao, sono Dario Tamburrano, Euro portavoce 5 Stelle. E una parola a proposito di questa comunità, è da riportare che in Europa immensa c'è una novità, ovvero che ci sono gli eurodeputati che invece di andare al ristorante vanno a mensa tutti insieme, continuano a discutere tra di loro, cosa unica all'interno dell'Europarlamento, sia a livello di eurodeputati italiani che esteri. E noi mangiamo tranquillamente a mensa con i nostri assistenti. Pensavamo fosse una cosa normale, perché non lo facciamo per imposizione, ma perché ci viene spontaneo. Invece ci hanno riferito che veniamo guardati anche lì un pochino come degli oggetti alieni. Sì, oggi è l'ennesimo consiglio sul bilancio. Ci ha fatto piacere, sono venuti a trovare tanti consiglieri municipali e anche due eurodeputati. C'era anche Fabio Massimo Castaldo, come ha detto Paolo prima. Oggi abbiamo più che altro ascoltato, anche perché è stata portata così d'improvviso una delibera che non era affatto propedeutica col bilancio, e col bilancio c'entrava poco, e quindi aspettiamo di proseguire questa discussione sul bilancio, dove noi abbiamo presentato una questione pregiudiziale su questa nuova delibera che hanno presentato sulla IUC. Nuova è una parola grossa, abbiamo rilevato alcuni profili di pregiudizialità, incluso il fatto che ai municipi non è stato dato il tempo previsto dal regolamento per dare il proprio parere, oltre che il fatto che questa delibera non cambia per niente quello che questa maggioranza distratta aveva bocciato la scorsa settimana. Sì, perché si tratta praticamente della delibera che consigli di maggioranza per sbaglio avevano bocciato e che quindi è stata riproposta di nuovo, leggermente modificata. Loro non ascoltano e, come diceva Paolo prima, guardano il dito, poi se il dito si sbaglia riescono addirittura ad affondare un bilancio.